Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere insieme come fare una piadina kebab. In questo caso vado ad utilizzare, ho la tagliata di petti di pollo, però potete tranquillamente trovare anche alla Lidl in realtà il kebab che ho mangiato ieri. Quindi mi è venuta in mente questa idea e perché no facciamola anche con la tagliata di pollo. E niente, prima cosa vado a cuocere che sia il kebab che sia la tagliata di pollo in forno per 20 minuti massimo, basta ogni tanto andare a girare e il gioco è fatto. Poi andiamo a farcirla per bene, vi faccio vedere. Ok, dopo aver riscaldato per bene questo bel wrap, andiamo semplicemente a piegare così, no? Ok, quindi praticamente mettiamo la salsa, secondo me, dappertutto. Questa è salsa yogurt che ho fatto recentemente e trovate ovviamente gli ingredienti in descrizione. Senti, abbondiamo un po' perché sennò... Oh, sì, perfetto. Aggiungiamo la nostra tagliata di pollo in questo caso. Ok. E poi tutti gli ingredienti che preferite. Quindi pomodoro, mozzarella e un po' di lattuga. Questo è un wrap senza glutine, ma potete ovviamente farlo anche col glutine. E poi andiamo ad arrotolarlo. Ok. Un pezzettino è stato staccato. E vado a prendere la carta stagnola, così la facciamo ancora meglio. Diciamo che essendo appunto senza glutine è un po' complicato, però nulla di impossibile. Quindi praticamente sembrerà di mangiare praticamente fuori casa e poi magari aggiungete altro, insomma. Comunque veramente mi diverto tantissimo a ricreare, diciamo, invece di andare appunto a mangiare fuori, a mangiare tra virgolette sano, fatto tutto in casa. E niente, spero vi sia piaciuta l'idea e come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui. Vedete che è veramente molto semplice e niente, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!